Ciao ragazze, allora benvenute al solito appuntamento settimanale del topo della settimana più usati, sempre in collaborazione con la bellissima Federica da Bruno qui su YouTube. Vi lascio come sempre giù nell'info box il link al canale di Fede dove potete trovare il video in collaborazione con me. E adesso vi faccio vedere come sempre i 5 topini della settimana, ovvero i 5 prodotti top che ho utilizzato nel corso di questa settimana. Inizio col farvi vedere, allora, per quanto riguarda la base, questo primer qui della Splash Cosmetics che mi hanno dato al Cosmoprof, praticamente è un gel trasparente adattissimo per applicare e far aderire meglio alla palpebra tutti i tipi di ombretti in polvere libera, come possono essere i pigmenti, gli ombretti minerali, i glitter. È un primer proprio apposito per questa tipologia di ombretti, o anche per, diciamo, applicare anche per gli ombretti normali, quelli lì belli scimmerosi. Non lo consiglio su tutta la palpebra perché io l'ho utilizzato, ho provato ad utilizzarlo su tutta la palpebra, però non ho, la sfumatura praticamente non esce bella, insomma, bella sfumata, ma esce troppo marcata, stesso perché questo prodotto qui fa aderire alla perfezione qualsiasi tipo di ombretto, pigmento, glitter, insomma, quello che è fatto con l'applicatore tipo gloss ed è, come vi dicevo, un gel trasparente. Dovete insomma aspettare che si asciuga e potete insomma iniziare a lavorare il prodotto. Praticamente è come il primer per pigmenti della Essence. Questo qui comunque è molto più comodo perché ha questo applicatorino molto molto pratico e l'ho usato anche per applicare questo pigmento pressato oro della Liol ed è ottimo. È davvero non vi fa neanche il full out sotto, non vi provoca neanche il full out, appunto perché l'ombretto, le polveri aderiscono perfettamente con questo tipo qui di primer. Poi vi faccio vedere, sempre per quanto riguarda la base, questa terra qui di Glossip. Un tempo fa, l'anno scorso, tipo, ho collaborato con questa azienda e quindi mi hanno mandato dei prodotti. Per questo vedete sempre, insomma, nei vari topini o le cipre di Glossip, o il fondo in polvere di Glossip. E per correttezza vi dico che questi prodotti mi sono stati inviati. Li avevo un pochettino accantonati nella cassettiera e li sto riprendendo per utilizzarli. La terra in questione è la 02 Almond. Questa qui, 9 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 18 mesi. La polvere è questa qui. E la sto utilizzando per fare un contouring leggero. Vi la faccio vedere. È molto molto setosa. Questa è insomma, la terra. Davvero molto molto discreta. Questa, come potete vedere, la terra non ha nessun sbrillino all'interno, è completamente matto e la sto utilizzando per fare il contouring. Anche il contouring, questo qua che mi vedete, infatti vi ho girato il tutorial di questo trucco qui che mi avete visto su Facebook. Vi lascio sempre i miei contatti giù nell'info box, quindi se andate a vedere l'info box trovate anche il mio contatto Facebook, Instagram e Google Plus. Comunque vi ho girato il tutorial di questo trucco qui che mi avete richiesto in tantissime ed ho utilizzato la terra di Glossip per fare il contouring. E mi piace molto perché non ha sbrellini, è leggermente aranciata questo qui, ma non si nota tantissimo. Poi, come palettina di ombretti che ho utilizzato di più, è sempre questa qui della BH Cosmetics ed è Liz Judy Time. E l'adoro, davvero l'adoro perché ha all'interno delle colorazioni stupende, davvero stupende. E si possono realizzare qualsiasi tipo di look, sia look da giorno che da sera. E ha davvero dei colori molto, molto particolari. Mi piace tantissimo. Ormai me la beccate in quasi tutti i topini, però davvero l'adoro, non posso farci nulla.
E il mio colore preferito, i miei due colori preferiti si nota, insomma, che utilizzo molto questo qui, che me lo vedete sfumato nella palpebra mobile, e anche quest'altro color caramello qui, stupendo, davvero l'adoro. E all'interno contiene sia ombretti matte che shimmer. Poi, sempre come ombrettini, questo qui è il pigmento oro della Liol, che ve ne ho parlato prima, ed è questo qui che mi vedete, ed è stupendo. Ha la spugnettina per, insomma, pressare il pigmento, ed è questo qui. Cioè, è luce allo stato puro, praticamente. Bellissimo, davvero bellissimo ed è super super scrivente, come potete vedere, lo sto adorando davvero. Poi con il primer della Splash è perfetto. E come ultimi topini vi faccio vedere una combo che adoro ed è quella che mi vedete su. Praticamente sto utilizzando la matita labbra della Collection Professional. Questa qui è la Magnetic 20. È, come potete vedere, lunghissima ed è di un viola intenso, proprio bello scuro, bellissima. E questa qui l'ho utilizzata anche a solo su tutte le labbra e devo dire che si stende molto bene, è bella morbida, però non sbava e quindi la potete utilizzare anche come rossetto. Questo è il colore e da sopra ci vado ad abbinare questo matitone della Splash Cosmetics che purtroppo, raga, non so dove potete trovare questi prodotti qui. Me l'avete chiesto anche su Facebook. Io li ho avuti grazie al Cosmoprof, una collaborazione, insomma, che ho fatto con l'azienda e mi hanno dato 5 prodotti da provare. Non so se c'è qualche sito europeo che tratta la Splash Cosmetics. Io volevo comprarmi i rossetti nuovi che sono usciti, però praticamente la spedizione sul loro ufficiale per l'Italia non esiste e quindi nada de nada, che ha fatto una linea di rossetti matte con colori molto particolari, strani, azzurro o viola shocking, blu o nero, davvero dei rossetti fantastici, però purtroppo non li ho potuti acquistare perché la spedizione per l'Italia non c'è proprio. E questo è il matitone, vedete? E si sposano benissimo questi due prodotti qui e li sto amando. E questo è il risultato sulle labbra. Il matitone è completamente matte e lo adoro. Questo è la combo all'opera, insomma. E praticamente questo qui è lo 06 Mulberry. Se nel caso lo trovate online, fatemelo sapere se c'è un sito europeo che vende questa azienda perché io la adoro. E adesso vi faccio vedere i prodotti usati nel corso di questa settimana. Dato che dovevo andare a un matrimonio, ho sperimentato vari fondi e insomma, ho provato la resa di questi tre fondi qui. Allora, devo dire che nulla da dire, sono tre fondi ottimi, sia questo della Collection Professional che fa parte della linea 24 ore Fluid Foundation ed è ottimo, davvero, ha un odore buonissimo. Dura tantissimo, si stende molto bene, ha un'alta coprenza, davvero molto molto buono. Lo stesso vale per questo fondo qui della Pease, che è una marca polacca, ed è il Lash Velvet. Questo qui sempre è un prodotto che mi hanno dato in fiera da testare, quindi essendo polacca come azienda non so se la potete reperire online. E sono due fondi molto coprenti, molto corposi, però hanno un bellissimo finish sul viso. L'unica cosa che mi ha fatto optare per questo fondo qui è che il fondo della Vichy, questo qui è il Tinte Ideal, è che sul viso questo fondo è davvero leggerissimo e per evitare che sudavo, insomma, come una maiale a suo matrimonio, perché alla chiesa dovevamo stare lì tipo alle 4:30, quindi immaginate il calore, ho detto vabbè, mi metto questo fondo qui della Vichy che sicuramente non mi schiatto di caldo e non sudo come una scrofa e quindi ho utilizzato questo fondo qui, però in questa settimana, per
per il trucco del matrimonio, che poi ho fatto questo trucco qui e ho cambiato il rossetto e l'ho messo uguale alla stola che avevo sul vestito, su Facebook, insomma, trovate tutte le foto, e mi ha fatto scegliere questo qua della Vichy, però ho provato questi tre fondi, mi piacciono davvero tantissimo. Allora, questo ha un odore di argan fantastico, infatti questa marca qui, la Pease, tutti i loro prodotti praticamente erano a base di olio di argan, ed è fantastico, anche un blush di questo brand qui, spero che in Italia arrivi al più presto, perché è davvero ottimo, proprio l'odore dell'olio di argan a me mi fa tipo in estasi, mi fa stare in estasi, io lo adoro. E anche questo qui della Collection Professional ha un ottimo odore, ma davvero un'ottima ottima resa, super resistente, mi ha stupito. E sapete che la Collection fa tutti i prodotti low cost, ma di alta qualità. Questo qui me l'ha dato da provare la mia amica Carmela, perché era troppo scuro per lei, infatti questo qui è lo 00 Light, e io che ho una carnagione olivastra va bene, per le ragazze davvero con una carnagione molto molto chiara non lo consiglio, perché è perfetto per la mia carnagione, che mi vedete comunque non sono bianca bianca, e l'unica pecca della Collection è che dovrebbe fare delle colorazioni adatte anche per ragazze con la pelle più chiara. Poi, come prodotti sempre per il viso, vi faccio vedere queste due cipre. Questa qua fa parte del mio progetto smaltimento prodotti, ed è la cipria della Physian Formula. Questo marchio, come vi ho detto, si spera, cioè almeno mi hanno detto in fiera, che arriverà anche in Italia e si troverà nelle OVS o nelle Coin, se non erro. Spero che si trova nelle... scusatemi. Spero che si trova anche nelle OBS, insomma, di tutte le città, non è che sta in alcuni punti perché sennò è inutile. Comunque è questa cipria qui che fa parte della linea Happy Booster. E la mia è la beige, è praticamente una cipria illuminante che io ho utilizzato qua, cioè utilizzo molto molto spesso, anche quando uso un fondo matte, per dare un po' un tocco luminoso al viso vado ad utilizzare lei. Infatti, come potete vedere, ha vari buchettini. Il packaging è stupendo, anche qui c'ha un buchettino. La sto davvero utilizzando tanto perché voglio terminarla, perché è un prodotto che comunque ho notato tende a seccarsi. E ho utilizzato questa qui della Bourjois, che io adoro, cioè la conservo come una reliquia. L'ho presa sempre al Banchetto Magico, che come ben sapete è una bancarella che viene al mercato da me e vende prodotti di marca dai 3 ai 5 euro, e l'ho presa lì, e fa parte della linea Compact Powder, la 73 Miel Doré. Comunque il packaging è questo qui con i fiorellini, infatti praticamente questa cipria odora di fiori, che è un qualcosa di fantastico. Il colore è questo, purtroppo la luce, eccolo qui, ed è setosissima, e questa, eccola qui, e la polvere è impalpabile, davvero è un'ottima ottima cipria, io l'adoro. E come ultimo prodotto vi faccio vedere sempre un prodottino della Splash che ho riscoperto, ed è un eyeliner liquido nero. In verità porta, vedete, degli sbrillini. Ma Roxy, si vedono? Mi sto emozionando, ragazze! Con questa luce si vedono. Vedete, questi sbrillini multicolor, però una volta insomma applicato non si notano. Ed è quello che mi vedete su, ha un nero intensissimo e ha una durata pazzesca. Pensate, mi sono truccata per andare al matrimonio a luna, a mezzogiorno e mezza, e mi è durato fino a luna la notte senza battere ciglio, è stato lì immobile, perfetto, non si è scrostrato scrostrato né nulla, fantastico. Io sono rimasta sconvolta, anche perché, raga, non per vantarmi, però il mio trucco è rimasto intatto, perfetto, e la sposa, che comunque l'aveva truccata, una professionista, stava grondava da tutte le parti. Là mi sono un po' esaltata perché ho detto, cazzo, non ho studiato, però ho coltivato bene la mia passione, ho imparato vari accorgimenti per far resistere di più il trucco tutta la giornata, fino a sera tarda, in particolar modo per le cerimonie. E questo è il nero, cioè top proprio, bellissimo.
con lo swatch si vedono i brillantini, però vedete sull'occhio, no, una volta asciugato. È ottimo, davvero ottimo, lo sto adorando. E ragazze, questo è quanto. Questi sono stati i miei topini e i miei prodotti usati di questa settimana. Io vi mando un bacione fortissimo, perdonatemi per i capelli, però ieri praticamente ho fatto l'acconciatura che poi vabbè non ha resistito perché i miei capelli non lo so perché. O devo andare con i capelli lerci e l'acconciatura resiste, però vedete, non so quanta lacca mi ha messo il parrucchiere, però vedete, sono morbidissimi. Infatti mi ha fatto i complimenti perché sto curando bene i capelli, anche perché ho diciamo questo trattamento qui tipo shatusho e li ha trovati benissimo, non sono per nulla secchi. Il mio segreto, l'olio d'argan. Se vi interessa vi faccio vedere anche l'olio che utilizzo io, che è davvero ottimo e lo stra-adoro. E niente, adesso vi saluto, vi mando un bacione. Andate a vedere la mia amica Fede, che è sempre stupenda, davvero stupenda, mi fa schiattare dalle risate ogni suo video, io la adoro, la lobbo. E detto questo, ragazze, ci vediamo nel prossimo video, ciao!